tentato, diciamo, qualche stravaganza, qualche elemento, no? Per cui la porta inclinata, l'arco, eccetera. Però, come dire, manca di carattere, manca di un'idea. Peraltro poi, durante la ristrutturazione, sono stati scoperti in corso d'opera tra questa prima e la seconda, tra il primo e il secondo ambiente, un grande arco che è stato messo in valore e poi è stato eliminato completamente il controsoffitto che ha fatto scoprire un soffitto a cassettoni in quercia che è stato accuratamente restaurato e messo in evidenza. Ora, le esigenze di partenza per la libreria erano da una parte appunto di valorizzare l'esistente, quindi intanto scoprire tutto ciò che era necessario, ma anche un rispetto assoluto dell'esistente per i vincoli gravanti sull'edificio. Quindi vedete per esempio all'esterno tutti gli elementi, le vetrine, le insegne sono contenuti all'interno delle bucature preesistenti, ma tutta la struttura anche interna che ora vedremo. È tutta una struttura, diciamo così, autoportante che non va a intaccare le pareti esterne, cioè interne, ma diciamo le pareti del palazzo storico stesso, perché appunto è vincolato. L'altro elemento era cercare di moltiplicare lo spazio il più possibile, perché si tratta di un ambiente relativamente piccolo, sono 65 metri quadri. Ma in cui si è riusciti a passare oltre 12.000 volumi, che vi assicuro sono tanti, tutti direttamente accessibili attraverso dei sistemi di scale e passerelle, per cui l'utente può andare direttamente a guardarsi tutto quello che vuole e girare all'interno di questo spazio. E poi l'altra necessità era quella di farne anche uno spazio di ritrovo, un luogo di ritrovo collettivo, quindi avere uno spazio sufficientemente libero e flessibile per poi ospitare delle periodiche riunioni, incontri che vengono fatti in questa libreria. Ora qui è un po' tagliata l'immagine. Tutto è partito da un primo schizzo, questa che potrebbe essere, diciamo, un'immagine di una farfalla e secondo me potrebbe alludere, diciamo, all'idea di completa trasformazione dal bruco alla farfalla, che a sua volta potrebbe alludere a quell'idea appunto delle immagini inconsce non oniriche, cioè in cui non è più riconoscibile la percezione iniziale nella trasformazione successiva. Comunque, da quest'idea di partenza che organizza lo spazio centrale della libreria, poi si è sviluppato tutto il progetto che appunto consiste in questo spazio centrale. Abbiamo questa scala molto, adesso la vedremo, morbida, sinuosa, che si incurva.